Bentornati a Coffee Break e ovviamente buon sabato. Allora, in questo sabato noi vogliamo riproporvi alcuni faccia a faccia, alcuni incontri che abbiamo fatto con i protagonisti della vita italiana in questi ultimi giorni. E vogliamo cominciare dal faccia a faccia con Antonio Di Pietro. Antonio Di Pietro, che proprio qui sulla 7 ha fatto un mea culpa, ha detto: io ho costruito la mia politica sulla paura, sulla paura delle manette, e invece adesso che mi avvio verso la terza età ho capito che bisogna rispettare anche le idee degli altri, e quindi lo abbiamo sfruculiato su questo, ma anche sulla politica. Tornerà a fare politica attiva Antonio Di Pietro? Con chi? Con Bersani? Quindi cominciamo da lui. Poi, a proposito di temi che oppongono il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, gli eterni duellanti, ci occupiamo della legge di bilancio, della politica economica, una legge che va licenziata presto perché poi va trasmessa all'Europa, e abbiamo scelto due rappresentanti molto muscolari, Sorial del Movimento 5 Stelle e Marattin per il PD, Marattin che è anche consigliere economico di Palazzo Chigi, e quindi se le danno di santa ragione sui principali temi dell'attualità economica. E poi chiuderemo con l'incontro con Marcello Veneziani. Marcello Veneziani, giornalista, saggista, filosofo, intellettuale di destra, e con lui abbiamo parlato proprio del futuro del centrodestra in Italia, ma non solo di quello. Quindi questo è il menù di questo sabato. Cominciamo con Antonio Di Pietro. Classe 1950, Molisano, difficile incasellarlo in una qualifica, ex poliziotto, ex magistrato, ex avvocato ed ex politico, né di destra né di sinistra, si considera un liberale di centro. Protagonista, ormai possiamo dirlo, della storia del nostro paese degli ultimi 25 anni, Antonio Di Pietro è anche uno dei pochi italiani immortalato in una serie televisiva di successo, e se non bastasse gli si attribuisce anche l'invenzione di un nuovo lessico, quello che in gergo viene chiamato Di Pietrese. Mi sono difesi in processo. Ma con che lingua ho parlato con questi? Io non so parlare anche italiano. Abbiamo imparato a conoscerlo a Milano nel lontano 1992, quando l'allora magistrato e l'uomo di spicco e con più visibilità di quello che è passato alla storia come il pool di Mani Pulite, volente o nolente, ha contribuito alla fine della Prima Repubblica. Si dimette dalla magistratura nel 1994, proprio quando Berlusconi scende in campo, rifiuta un incarico nel primo governo Berlusconi e due anni dopo è ministro delle infrastrutture nel primo governo Prodi. Non contento, in frizione con quelli che una volta erano i democratici di Prodi e Parisi, fonda nel 2000 un suo partito, l'Italia dei Valori. Dobbiamo cominciare a preoccuparci del berlusconismo che c'è in noi, perché questo sta creando problemi al paese. L'avventura dura 13 anni e le sue dimissioni dall'IdV sanciscono di fatto lo scioglimento del partito e la fine della sua carriera politica. Dall'IdV vengono sia Razzi che Scilipoti. Difficile riassumere in poche righe la vita di Antonio Di Pietro, sicuramente però un tassello fondamentale è arrivato pochi giorni fa. Mea culpa, passo indietro, giudicate voi. Se si cerca il consenso con la paura, si può ottenere a 3 giorni, a 1 elezione, ma poi si va a casa. Io ne sono testimone, che ho fatto una politica sulla paura e ne ho pagato le conseguenze. Ho fatto l'inchiesta Mani Pulite, con l'inchiesta Mani Pulite si è distrutto tutto ciò che era la cosiddetta Prima Repubblica. Il male, e ce n'era tante con la corruzione, ma anche le idee, perché sono nati i cosiddetti partiti personali, il Di Pietro, il Bossi, il Berlusconi, quant'altro, eccetera, eccetera. Sono partiti che hanno il tempo del quanto, al massimo della persona. Allora, un profilo, un rapido profilo, comunque insufficiente, di Francesco Bardaro su Di Pietro e Di Pietro pensiero. Saluto Antonio Di Pietro, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Di Pietro, partiamo proprio dall'ultima parte della nostra biografia a lei dedicata. Ma perché ha detto quelle parole proprio qui sulla 7? Cioè, si è pentito? Di che cosa si è pentito? Pentito, voglio dire, è un termine che lasciamo ai terroristi, o piuttosto che ai mafiosi che devono vergognarsi di qualcosa. Io dico qualcosa di più.
E lo ribadisco anche qui, perché qui ho iniziato questo percorso e qui lo voglio precisare. Sì. L'inchiesta a Mani Pulite l'ho fatto perché era mio dovere farlo e lo rifarei mille volte. Non solo non sono pentito, ma sono orgoglioso di averlo fatto perché ho fatto semplicemente il mio dovere. Punto. Secondo, dopodiché, io perché ho fatto l'inchiesta a Mani Pulite? Berlusconi perché c'aveva le televisioni, Renzi perché era giovane e bello, Bossi perché viveva la Padania, eccetera, eccetera. Sono nati i cosiddetti personaggi e siccome... diciamo così, la classe politica della Prima Repubblica era sì una classe politica, ma dietro aveva delle idee politiche, il socialismo, il comunismo, i liberali, i repubblicani, i democristiani, eccetera, eccetera. Cioè c'era qualcosa che andava oltre le persone, potevano cambiare le persone, ma c'era un progetto, una storia politica nata e cresciuta e sviluppata attraverso prima la Resistenza, poi la Costituzione italiana. Quando è finita l'inchiesta a Mani Pulite, sono nati i cosiddetti personaggi che non avevano dietro una storia politica, ma avevano solo una storia personale. Io la mia storia personale, dopo 2 anni che ho lasciato la magistratura e ho giustificato il mio comportamento, quindi non ci azzecca niente lasciare la magistratura per fare politica, dopo 2 anni ho cominciato a fare politica e invece di rifarmi a delle idee liberali, piuttosto che repubblicane, piuttosto che comunque... delle idee che andavano oltre la mia persona, ho utilizzato la mia persona come altri hanno utilizzato la loro persona. Ecco, se si fa politica su se stessi, solo basandosi su se stessi, e non hai altro da dire che, come nel caso mio, votate me perché io ho fatto Mani Pulite, allora la politica può durare al massimo il tempo della vita della persona. Nel caso mio è durata anche meno. E allora, se permette, all'inizio della terza fase della mia vita, vorrei confrontarmi anche su questo e con molta serenità. Sì. L'ho detto e lo ripeto. Io la politica sulla paura, come la politica sull'immagine, come la politica sulle chiacchiere, ha il tempo che ha. Quindi possiamo dire si era sovrastimato... aveva un eccesso io personalmente se sì. dovessi io infatti lo sto dicendo in questi giorni io personalmente vorrei andare a votare oggi non una persona o un simbolo che non ha dietro una storia che va oltre di lui ma vorrei andare a votare tant'è vero che ho già detto come andrò a votare vado, sì. vorrei che ci sia innanzitutto un progetto politico intorno al quale cambiano le persone, ma il progetto resta. Ma se tutto è basato sulla persona e non c'è progetto politico, te ne va, la tua storia politica se ne va con te stesso. È stato chiarissimo, anche se mi permetto sommessamente di ricordare che anche ai tempi di Mani Pulite c'erano partiti, penso ai socialisti, Craxi, penso alla Democrazia Cristiana, Andreotti o Forlani, cioè... i leader non è che non ci fossero, ma questo è un altro però discorso. Però lei mi darà atto che c'era una storia politica che era nata dalla Resistenza, sì. dalla Seconda Guerra Mondiale e da una Costituzione italiana che io personalmente, in cui personalmente mi riconosco e voglio riconoscermi e certamente, mettiamole così in chiaro, non è che arriva Berlusconi, arriva Bossi, arriva Di Pietro e fa un'altra Costituzione italiana. Se permette l'hanno fatta i nostri padri con ben altri sacrifici. Senta, mi dice una cosa perché lo sentivamo in una delle sue dichiarazioni del passato. C'è ancora molto, lei ha ancora molto... timore del berlusconismo che c'è in ognuno di noi? Io ho qualche timore in più, perché non è, il berlusconismo è diventato troppo poco, dare colpe tutte a lui. A me pare che in questa cosiddetta Seconda Repubblica in molti debbono interrogarsi su ciò che hanno fatto, ciò che non hanno fatto, e scaricare tutto su Berlusconi finisce per diventare anche una giustificazione furba per non assumersi le proprie responsabilità. Senta, oggi Berlusconi compie 81 anni, vuole fargli degli auguri, dire qualcosa? Mi permetta innanzitutto di fare gli auguri a Bersani, che pure oggi compie i suoi anni. Gliel'avrei detto in un secondo momento per farle un'altra domanda. In secondo luogo, voglio dire, certamente, ad una persona che ha 81 anni e ha tanta voglia ancora di mettersi in gioco,
non può che essere rispettata sul piano personale. Dopodiché, sul piano politico, io personalmente mi auguro che al governo ci vada qualcun altro. Sì, senta, a proposito invece di Bersani, che ne compie 66 di anni, lei ha detto, essendo stato una sorta di grillino antesignano, l'altro giorno ha fatto sapere che invece si schiera dalla parte di Bersani, dei bersaniani di articolo 1. Adesso poi ci dice perché. Intanto a Bersani cosa gli vuol mandare a dire nel giorno del suo compleanno? Beh, già innanzitutto gli ho fatto gli auguri già questa mattina, non solo per i suoi 66 anni, ma anche per la sua rinnovata gioventù e la sua tanta voglia di continuare quel percorso, che se permette, sì. Quel percorso l'abbiamo costruito insieme. Io non è che adesso aderisca a una realtà per la prima volta. L'Ulivo lo abbiamo sì. costruito insieme, con Prodi, con Bersani, io stesso alla festa di Vasta e quant'altro. Cioè, l'idea, cioè, che anche se la si pensa diversamente su alcuni punti, si possa stare tutti insieme e tutti insieme, parlando con gli altri, trovare un punto di incontro, di compromesso e andare alle elezioni da presentare agli elettori. Oggi come oggi, invece, come vedete, nascono mille partitini che alla fine, dopo le elezioni, si mettono, dicono una cosa e poi fanno l'altra. Invece, se ci si mette insieme prima e si chiede il voto agli elettori su un programma condivise e anche di compromesso fra le parti, a me pare che sia più corretto, più trasparente. Sotto questo aspetto mi pare che anche il giovane Di Maio l'abbia capito, che a differenza di tanti altri all'interno del Movimento 5 Stelle sta dicendo, certamente io so che posso non farcela per poter avere la maggioranza in Parlamento, ma dovrò trovare un punto di incontro anche con altri personaggi politici, con altre forze politiche. Senta, e quindi voglio dire, è giusto così? No, le voglio chiedere un'altra cosa, sempre a proposito di articolo 1 dei Democratici e Progressisti. Eccomi qua. Anche se lei appunto ci ha fatto capire che un partito non può essere riassunto solo dal suo capo. Però, come leader futuro, lei ci vede Pisapia, l'attuale presidente del Senato Grasso, sembra che Bersani abbia avuto un abboccamento per dire magari lo farai tu il leader, o D'Alema? Ma voglio dire, ecco, proprio qui è l'idea, questa idea di avere il leader a tutti i costi, l'ho vissuto sulla mia pelle e sto dicendo che il leader che esclude gli altri, il leader che... quella persona rappresenta tutto il partito. Io non ci sto, io sto all'idea che i nomi che mi ha fatto, se tutti insieme si danno la mano, penso che possano fare un percorso migliore. Però poi uno deve avere la carica di segretario, non lo so. A quel punto ci si mette intorno a un tavolo tutti quelli che hanno deciso e lo decidono insieme. Ognuno di quei nomi ha una sua personalità ed è da rispettare. Ma mettere il cappello sopra a qualcuno per escludere qualcun altro mi pare troppo restrittivo. Senta, tornando al passato, mi viene da farle questa domanda. Eccomi qua. C'è una persona, un personaggio politico, qualcuno a cui lei si sente di chiedere scusa? Su che piano? Sul piano politico o sul piano giudiziario? Sul piano politico e sul piano giudiziario, visto che lei sul ha rivestito piano giudiziario entrambi non i ruoli. Sul piano giudiziario ho fatto solo il mio dovere e non mi devo scusare. Io l'ho fatto in buona fede, ho cercato di fare le cose per bene. Se ho fatto qualche errore, c'era il GIP, c'era il primo grado, il secondo grado e la Cassazione, che ha verificato, dato conferma o rettificato quello che è il mio pensiero, ma questo fa parte della storia giudiziaria. Assolutamente non devo chiedere scusa o giustificarmi con esso. Sul piano politico, io personalmente sono molto amareggiato per il fatto che il governo Prodi è stato immaginato che è caduto anche per colpa mia. Come voi sapete, il governo Prodi è caduto per ben altra realtà, non solo per i due Razzi e Scilipoti, ma insieme a Razzi e Scilipoti c'erano altre 157 persone che avevano cambiato bandiera. Però questo non giustifica il fatto che io abbia sbagliato delle scelte e che quindi abbia contribuito alla caduta del governo Prodi. Quindi io tendo la mano a Romano Prodi e gli dico avrei fatto bene a trovare altre persone che ci stavano vicino. Senta, proprio perché lei ha fatto il magistrato, ha fatto l'avvocato, ha fatto politica, ma oggi dal punto di vista della giustizia in Italia è vero che conta molto di più l'accusa piuttosto che la difesa? Qui prima di venire qua me lo sono chiesto, fino a che punto ogni volta che vado alla 7 le dico qualcuno che poi tutti quanti ci ricamano sopra, però mi sono detto, ma alla mia terza età bisogna che io dico quel che penso e poi ce lo ricamano come vogliono. Vede, io credo che
uno degli effetti che ha creato l'inchiesta Mani Pulite non solo la figura di Di Pietro, ma ha creato anche i cosiddetti Di Pietrini. Mm. E questo a me amareggia, perché noi quando abbiamo agito come pool Mani Pulite abbiamo agito su due basi fondamentali. Primo, c'è scappato il morto, andiamo a vedere chi l'ha ammazzato. Cioè, prima il reato, e noi il compito nostro era di vedere chi ha commesso il reato. Mm. Se invece si va a fare le indagini per vedere se c'è qualche reato, si finisce per incriminare tutti a prescindere, anche perché, come lei sa, oggi come oggi nel nostro paese non si vede, ed è questo la riflessione che tutti quanti dobbiamo fare, lo chiedo a chi ci ascolta, che devono fare tutti a casa la riflessione. Indagare una persona non vuol dire che questa persona è un criminale, vuol dire che su questa persona si indaga. Le faccio un esempio concreto, sì. Si indaga e si accerta la verità. Ecco, se invece si indaga per vedere se l'ha commesso, si indaga cioè prima ancora di sapere che ci può essere un reato, si finisce per creare delle persone che vengono criminalizzate prima del tempo, e questo non è giusto, ma non è certo colpa del magistrato. Vorrei dirlo e ribadirlo qua, non sto accusando la magistratura, sto prendendo con quella informazione che strumentalizza ciò che fa il magistrato, cioè un avviso di garanzia, cioè un'indagine, per creare un mostro. Sì. Avete visto da ultimo il caso Raggi, sì. Già 5 capi di imputazione sono saltati, ma ne cito una che sicuramente non può essere accusata di essere io amico. Il caso Mastella Leonardo, se andate a vedere voi le dichiarazioni che feci io da ministro quando Mastella ritirò la fiducia, si dimise da ministro e fece cadere anche lui il governo Prodi insieme a me, allora in quel caso io dissi: credo poco che la signora Mastella abbia questa tale violenza tale da costringere, estorcere Bassolino a fargli un favore. Credo invece che ci sia stato un accordo politico. Alla fine la Cassazione ha detto quel che pensava il povero Di Pietro da Montenegro. Però scusi, quindi, Di Pietro, lei legittimamente, giustamente, dal suo punto di vista se la prende con certa stampa, ma se dovesse dire un errore dei magistrati, ma anche i magistrati, voglio dire, sbagliano. Bella. E se no, perché sono state previste 3 gradi di giudizio? Perché è stato previsto che oltre al PM ci deve stare il GIP? Certo che il magistrato può fare un errore, e proprio per questo c'è la rivisitazione. Ecco perché io dico, dobbiamo ritornare a quell'idea che un'inchiesta è un'attività fisiologica e che non c'è da creare il mostro ogni volta che c'è un'inchiesta. E quindi guardiamo l'inchiesta sotto l'aspetto della sua, diciamo così, della sua normalità. Serve per verificare se veramente l'ha commesso questo reato o non l'ha commesso questo reato. Senta. Quindi non sto dicendo che il magistrato non sbaglia, sto dicendo che non bisogna né criminalizzare i magistrati quando ci sta una diversa decisione, che poi anche questa idea, no? Siccome la Corte d'Appello cambia quel che dice il primo grado, vuol dire che quello del primo grado ha sbagliato. Può darsi pure che ha sbagliato la Corte d'Appello. È chiaro che nel dubbio vale sempre un principio fondamentale, e cioè che nel dubbio è meglio assolvere che condannare. Sì, senta, no, glielo chiedo, ma tanto non mi risponderà chi sono i Di Pietrini, a chi pensava. Oh, per l'amore di Dio, io non sto facendo nome e nomini, sto dicendo semplicemente, anche perché non avrei una prova contro qualcuno, certo. Sto dicendo, è un invito a dire, stiamo attenti a fare, faccio un esempio molto concreto, lei va a vedere quante persone si sono iscritte in magistratura dopo Mani Pulite, o meglio in magistratura, scusate, in giurisprudenza, e hanno tentato di fare il magistrato dopo Mani Pulite. Sì. È chiaro che succede che quando fa notizia c'è anche l'interesse a fare uguale. Certo. Sotto questo aspetto io credo invece che quel che sta accadendo adesso, per esempio i concorsi per fare il magistrato adesso sono diventati molto ma molto più difficili, e sotto questo aspetto io credo che sia un bene che sia così, anche se poi ho scoperto in questi giorni che in ambito universitario, mamma mia che sta succedendo, succede di tutto. Senta, Di Pietro, prima di chiudere le faccio due domande flash, mi dà due risposte flash. Separazione flash. Delle carriere, sì? No? Separazione delle carriere in che senso? Com'è? Tra magistrato e politica? No!
No, ma anche questo, ne voglio parlare di questo, perché sia chiaro, io così mi sono comportato con me stesso e così chiedo ai miei colleghi magistrati che stanno facendo ancora politica. Sì. Il magistrato è un arbitro, in quanto tale può decidere di scendere in campo a fare il giocatore, ma se scende in campo a fare il giocatore lascia, non può tornare a fare l'arbitro. E quindi soprattutto chi va a fare politica deve dimettersi da magistrato. Io l'ho fatto 2 anni prima di cominciare a fare politica. E separazione delle carriere tra i giudici e magistrati, sì. No? Ma, i magistrati sono sia i giudici che i pubblici ministeri, sono tutti magistrati e quindi non cambia assolutamente nulla. Quindi è contrario. Meno male che in Italia c'è la giurisdizionalizzazione di tutte le carriere, cioè che tutti sono magistrati. Meno male che c'è l'indipendenza della magistratura, meno male che anche il pubblico ministero sia indipendente dal potere politico e governativo. Dobbiamo essere orgogliosi di questo tipo di carriere che abbiamo, non vergognarcene. Per chiudere la previsione, senza entrare nel merito, lo ius Soli sarà approvato questa legislatura o no? Io mi auguro di sì, ma non sarà approvata, è una grande sconfitta, perché quel povero Cristo che nasce oggi, esce dalla pancia della madre, mette i piedi per terra, di che nazione è? Come si può dire che quello non è? Oppure che sta lì da 5 anni, arriva piccolo piccolo, studia da noi, sa solo l'italiano, parla italiano, ha vissuto la nostra esperienza, ha inglobato la nostra cultura, ma perché non deve essere italiano? È una grossa sconfitta per la democrazia. Chiarissimo. Di Pietro, volevo fare un'ultima battuta. Prego. Di Pietro, che vuol fare da grande? Tornare in politica o no? Certamente alle prossime elezioni aiuterò l'amico Bersani a far capire le proprie idee. Certamente ho appena finito di vendemmiare, fra un mese tornerò ancora nel mio Molise a raccogliere un ulivo. Ecco, ci mandi magari una bottiglia del suo vino. Grazie! Di confrontare, non è una novità certo, le posizioni del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, diciamo principalmente sui temi dell'economia, della politica economica. Saluto l'onorevole Giorgio Sorial, funziona il microfono di Sorial? No, allora diamogli, ci arrangiamo un po', ma tanto l'importante è che si capisca. Movimento 5 Stelle, Commissione Bilancio, faccio entrare anche è tutto in divenire. Salve, Luigi Maratin del Partito Democratico, consigliere economico di Palazzo Chigi. Allora, io vorrei cominciare subito da un dato che è appena arrivato, di cui davamo conto poco fa, dell'Istat. Nella nota mensile sulla situazione economica, l'Istat parla di una crescita che si rafforza e soprattutto del miglioramento dell'occupazione. E poco fa anche l'OCSE, l'Organizzazione Internazionale dell'OCSE, dice che con le misure del governo italiano sul lavoro, principalmente il Jobs Act, si sono creati 850.000 posti di lavoro e che il Jobs Act è una pietra miliare del processo di riforme. Caro Soria, allora voi che invece siete stati sempre, come dire, fieri critici di questa misura, cosa rispondete all'Istat e all'OCSE? Freschissime queste arrivate adesso. Che queste sono le previsioni, mi si sente innanzitutto perché c'ho il microfono. Se lo metto un pochino, più vicino, grazie. Che queste sono le previsioni che sono state indicate anche nella nota di aggiornamento al DEF, ma sappiamo che sono dati previsionali. In realtà sull'occupazione un dato molto chiaro è per esempio l'aumento dello 0,3% della disoccupazione giovanile su base mensile, che quindi dimostra che in realtà la disoccupazione giovanile, soprattutto nel nostro paese, è una disoccupazione che continua a mantenersi molto alta e in alcune regioni arriva a dei livelli veramente stratosferici, parliamo in alcuni casi anche del 65% di disoccupazione giovanile. Ciò vuol dire, per intenderci, che su 10 giovani 7 in Italia, in alcune regioni italiane, stanno a casa. Quindi le previsioni purtroppo sono sempre previsioni e io negli ultimi 4 anni, le dico la verità, ho visto molte volte cambiare poi le previsioni al ribasso e è stata la dimostrazione anche l'anno scorso quando le previsioni poi hanno dimostrato di essere molto ottimistica rispetto invece ai dati reali. Ai dati reali. Maratin.
No, non, diciamo, sono dati... analizzati, sì. Quindi forse vuole rifare la domanda al collega. No, non sono previsioni, sono... Io penso che lei abbia inteso anche il dato che io gli ho dato, no, anche, su base, previsioni. Anche su base mensile. L'OCSE parla della stima contenuta nel rapporto OCSE sulle competenze sono in stime, Italia. Sono stime, quindi sono previsioni, come lei ha capito. Ma il dato Istat sui 850.000 è una previsione, quello o no? Lo dava l'OCSE, 850.000. Mi sa che lei non l'ha compreso, forse è arrivato un po' troppo in ritardo e non l'ha ascoltato. Soltanto che la crescita si rafforza, la fotografia del... diciamo della se noi prendiamo i dati e migliora l'occupazione, dice non i dati, quindi non migliora di previsione, cioè la previsione è nel 2018-2019 l'occupazione migliorerà. Questi dati si riferiscono a cosa è successo dal febbraio 2014 all'agosto 2017. Ogni cittadino può andare sul sito dell'Istat, trasparenza, sì. Uno vale uno, ognuno può andare sul sito, controllare, cliccare serie storica, prende il dato degli occupati dipendenti, secondo me è più giusto guardare i dipendenti perché le politiche come il Jobs Act eccetera non sono rivolte ai lavoratori indipendenti, sì. Lavoratori dipendenti, prende il dato del febbraio 14 quando si è insediato il governo Renzi, prende il dato dell'agosto 2017, l'ultimo disponibile, quindi non si parla di previsioni, si parla, sì, di cosa che è accaduto, ci sono 1.100.000 posti di lavoro in più, di questi la metà, dobbiamo essere onesti e precisi, a tempo pieno, la metà a tempo determinato. Quindi non stiamo parlando di previsioni. Cioè quello che è accaduto in questi anni sul mercato del lavoro è una ripresa che non è affatto ancora sufficiente, ma posti di lavoro già creati. Non la critica cosa qual è? Previsioni. Posti di lavoro precari però. La metà sono a tempo determinato di questi nuovi, di questo 1.100.000, di questo 1.100.000 di posti di lavoro in più, di gente che prima non lavorava e ora lavora, la metà è a tempo effettivamente determinato, l'altra metà è a tempo indeterminato. Quindi prima di dare opinioni politiche, si può dire che un dato accaduto in realtà è una previsione. Ogni cittadino può andare, no, ma facciamo così, ogni cittadino perché non va sul sito dell'Istat, sito dell'Istat, e controlla così. Sito dell'Istat, cita il sito dell'Istat. O può andarci l'ultimo dato. Aspetti sempre, la prego. Io le cito l'ultimo dato anche su base mensile della disoccupazione giovanile che per l'appunto dimostra, stiamo parlando triennale, devi ascoltare perché sennò questo modo c'è uno schema Marattin che è quello di fare sempre. No, vi prego, discutiamo in maniera serena. Cerchiamo esatto di poi anche... chi ci ascolta si fa la propria opinione. Esatto. C'è un dato che è molto importante, soprattutto sulla disoccupazione giovanile, che dimostra ancora una volta che c'è un aumento dello 0,3% su base mensile della disoccupazione giovanile. Ora la questione è molto chiara. Noi potremmo stare qua a discutere dei dati, io penso, per almeno un'altra ora. Io lo chiedo ai cittadini italiani, perché poi i numeri sono molto rappresentativi e si interpretano come si vogliono. Però bisogna chiedere ai cittadini italiani cosa sentono dal punto di vista del benessere sociale, del benessere economico, del benessere occupazionale. Io chiedo alle persone che ci seguono a casa di dirci quanti di loro non conoscono un disoccupato, non conoscono delle situazioni di giovani che non riescono né a lavorare e tantomeno magari hanno finito di studiare e quindi non hanno interesse a continuare gli studi. Nel nostro paese, purtroppo, negli ultimi anni si sono fatte delle manovre che sono state veramente a spot, non sono state manovre strutturali, che non hanno permesso in alcun modo di avere un'occupazione strutturale nel nostro paese. Riprendo da lei, a proposito, citava manovre. Allora, Padoan ha delineato un po' le linee guida, poi ovviamente tutto da vedere, della prossima legge di bilancio, no? Con misure che serviranno appunto a fronteggiare la disoccupazione, soprattutto giovanile, con misure per la povertà. C'è da sterilizzare l'aumento dell'IVA e quindi altre 15 e passa miliardi che vanno in quella direzione, mi pare su un totale di 20 miliardi di manovra. Cos'è che a voi non piace di queste misure? Cos'è che criticate? Cos'è che secondo voi è sbagliato? Cominciamo innanzitutto a vedere quali saranno, perché in questo periodo dell'anno si fanno un sacco di annunci, poi quando arriva legge di bilancio in commissione, dobbiamo vedere come alla fine, Senato, non c'è dubbio. È completamente differente da quello che si annuncia. Io parlo di quello che ho visto finora e di quelle che sono le nostre posizioni. Quello che ho visto finora fatto da Padoan e da questo governo è stato per esempio lo split payment e il reverse charge, che ha costretto le aziende, le nostre aziende, il nostro tessuto industriale a dover fare da banca al posto delle banche e a dover avere un rapporto con lo Stato che è stato un rapporto veramente pessimo e ha costretto moltissime aziende a ritrovarsi in una situazione di crisi più totale dal punto di vista proprio fiscale. Ho visto negli ultimi anni questo governo prendere delle azioni, fare delle manovre che non ha portato in alcun modo, e parlo per esempio dell'industria 4.0, a rilanciare con un piano industriale serio la nostra industria. Industria 4.0 prima si chiamava piano Calenda, io penso che il 4.0
sia il voto che abbiano dato gli industriali a questo piano. Le spiego il motivo, perché questo piano, per esempio, non supporta le piccole e medie imprese, non supporta le medie imprese, ma aiuta grandi imprese, solamente grandi colossi e grandi player che, per esempio, nel settore della vendita di macchinari si ritrova con un superammortamento e poi c'è un iperammortamento per i software, così diamo un po' tale di... che mi faccia solo concludere, così la gente capisce a casa. E questo non permette alle nostre aziende di avere invece quegli investimenti su cui bisognava puntare. Si fanno ancora dei ragionamenti di disincentivazione fiscale, di abbassamento magari, di aumento degli incentivi fiscali, ma non si va a colpire quelli che sono tutta una serie di adempimenti burocratici che stanno distruggendo completamente. Allora, possiamo fare proprio per ordine. Partiamo dal Industria 4.0, diciamo, ha sentito le critiche. Non so se le possiamo definire critiche. Industria 4.0 dice è il momento di far ripartire gli investimenti delle imprese. Sì. Allora io ti do uno sconto fiscale forte, cioè se compri una cosa che costa 100... per esempio. Poi vediamo cosa. Se compri una cosa che costa 100, per il fisco è come se l'avessi pagata 140 o 250, in modo che l'utile fiscale scende, le tasse scendono. Sì. Ma non ti faccio questo incentivo su tutto. Ti faccio questo incentivo se compri, azienda grande o piccola, è una delle varie imprecisioni dette finora, per tutte le imprese. Se compri un bene, ovviamente sì, se compri un bene strumentale, o poi lo sconto fiscale più consistente, quello al 250%, se compri un bene tecnologico, addirittura poi se stesso anche sul software. Sì. Quindi il discorso è, io Stato ti aiuto fiscalmente in maniera forte, non su tutto, ma solo su investimenti che fanno effettivamente crescere la produttività. L'altro braccio di questo discorso è stato, le imprese in questo paese pagano troppe tasse. Sì. E continuano a pagare troppe tasse chi le paga, ma rispetto a 3 anni fa le pagano in meno. Perché? L'IRES, se io ho una società di capitali, pago le tasse sul mio utile. Prima pagavo il 27,5, ora pago il 24. Prima pagavo l'IMU sui macchinari imbullonati, cioè quelli intorno, che era come se a casa pagassimo la TASI anche sui mobili. Sì. Poi non paghiamo più neanche la TASI. L'IVA per cassa era una cosa che gli imprenditori piccoli chiedevano da tempo. C'è l'IVA per cassa, cioè il fatto che un artigiano prima doveva pagare l'IVA anche se non incassava. Adesso sotto una certa soglia può andare per cassa. Le aziende chiedevano da decenni di non pagare l'IRAP, che è una brutta imposta dal punto di vista distorsivo, sul lavoro a tempo indeterminato. Da 3 anni gli imprenditori in questo paese, aziende grandi e piccole, sul lavoro a tempo indeterminato non pagano l'IRAP. Se sono un imprenditore agricolo, perché anche l'agricoltura è un settore che abbiamo riscoperto in questi anni, non pago più l'IRAP tutta e non pago più l'IMU sui miei terreni agricoli. Lei dice, per gli imprenditori pagano ancora troppe tasse, ma rispetto a 3 anni fa in questo paese... Se dovessimo indicare la percentuale di quanto per gli imprenditori, nei casi che lei ha citato, è diminuita la pressione fiscale? La pressione fiscale è un dato aggregato che, come vedete dal DEF, passa dal 43 qualcosa al 42, roba del genere. Però è quello un dato aggregato perché, insomma, imposte, tasse, contributi... Sì. Rapporto al PIL nominale. Quello che conta è una bella statistica, quella che fa la Banca Mondiale, il tax rate, cioè prende su 100 euro di utili quanto un'azienda paga. Noi eravamo al primo posto con 65,8, vado a memoria, stiamo scendendo sotto 64. Ancora livelli enormi, però questi esempi che ho fatto non sono contestabili. Allora, perché mi permette però di dire una cosa, perché le persone poi accendono la televisione e ascoltano un mondo che continua a essere venduto in televisione. Ma mi contesti queste cifre? Mi contesti queste cifre? Cos'è che non è vero? Cos'è che non è vero? Ascoltare quello che sto dicendo. Ma cos'è che non è vero quello che ho detto? Se sta zitto mi ascolta. Sentiamo. E dimostra, anche l'esempio che abbiamo ora, un mondo che non è il mondo reale. Se queste persone uscissero e andassero dagli imprenditori a parlare, si renderebbero conto che i numeri sulla pressione fiscale non sono numeri reali rispetto a quello che è il tempo che le aziende, gli imprenditori devono anche dedicare per una serie di adempimenti burocratici e fiscali che non vengono conteggiati dal punto di vista monetario, ma che hanno un peso assoluto sul tempo che l'azienda deve spendere e sprecare per questi adempimenti. E su ciò non si è fatto assolutamente niente, perché si è continuato in una logica di rapporto tra Stato e impresa che si basa solo sugli incentivi fiscali, quando gli imprenditori stessi, se venissero una volta ascoltati, non chiedono incentivi fiscali perché non funzionano, chiedono che si venga a eliminare tutta una serie di adempimenti burocratici che continuano a essere veramente inutili, ma non solo adempimenti a livello regionale, ma anche adempimenti a livello locale. E l'assessore, il Maratina è stato assessore del Partito Democratico a
Ferrara. Dovrebbe ben sapere che tutte queste imposizioni a livello locale creano delle perdite di tempo che poi si trasformano in perdite finanziarie di un certo livello. Pacifico, e quindi si racconta un mondo che in realtà non è... nel solito modo. C'è una critica forte che non arriva solo al Movimento 5 Stelle, cioè perché non si riesce a sburocratizzare? Rispondo volentieri, faccio notare che parliamo di tasse, siccome non si riesce a rispondere sulle tasse ridotte, ma si cambia argomento. Sei tu che non hai risposto sulle tasse cadute, sei tu che non hai risposto su quale tasse. Guarda, non sono più assessore, ma se voi aveste fatto un po' di esperienza locale sareste qui a Roma a fare figure migliori di quelle che state facendo. No, che stiamo facendo, stiamo governando la capitale in maniera dopo mafia capitale. Non si è saputo rispondere sulle tasse, si è cambiato argomento, ma io seguo su questo argomento. L'onorevole dovrebbe sapere che uno dei decreti attuativi della riforma Madia ha preso una di quelle cose di cui lui stava parlando senza sapere quello che dice, la SCIA. Che cos'è la SCIA? Sì. Segnalazione certificata di inizio attività, provvedimenti rilasciati da un comune. Prima erano diverse per ogni comune, ora c'è un modulo unico compilabile online. I regimi di attività edilizia, grazie alla riforma della pubblica amministrazione Madia, erano 7, sono finiti a 3. Ora, un dirigente, se chiede a un imprenditore un documento che la pubblica amministrazione già dovrebbe avere, è sanzionabile lui da un punto di vista amministrativo. Anche qui è abbastanza no. Ma se mi si sposta il campo non sapendo rispondere sulle tasse e mi si dice la burocratizzazione, questi tre provvedimenti, mi sa rispondere su questi tre provvedimenti in particolare? Rispondo volentieri. Vediamo che argomento cambiamo adesso. Vediamo dove andiamo adesso. Vede, lei questo modo di fare lo fa con qualcun altro, perché noi i professori i tecnici in Italia. Ma voi servono i maestri elementari, noi professorini. A voi servono i maestri elementari. La mia laurea, il mio master di appresso, ho lavorato nell'industria per parecchi sempre professorini. Anni, a voi servono i maestri elementari. Quindi voi non sapete le basi. Politico. Mi servono i professori universitari. Se mi danno una risposta flash, così vi faccio un'altra domanda. No, sì, assolutamente, anche perché i professori universitari a me ricordano le parole di Enzo Fornero e Mario Monti, e tutti sappiamo come sta parlando adesso anche il signor Martin. A voi servono i maestri. A prescindere da tutto ciò, io penso che in Italia servano persone oneste che sappiano dire la verità. E la verità è che gli adempimenti burocratici di cui stiamo parlando continuano ad esserci e continuano ad essere molto numerosi, e continuano ad esserci varie problematiche anche dal punto di vista, per esempio, visto che lo citava prima, dell'ottenimento di questa documentazione, perché continuiamo ad avere un problema di interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni. Ciò cosa vuol dire? Che un altro adempimento molto grosso è il tempo che si spende per ottenere documentazione, anche certificazione online. Quindi, nonostante la semplificazione, quindi, ci sono dei tempi. Guardi, io della Madia, io il decreto Madia l'ho seguito molto bene, il testo unico e soprattutto i decreti legislativi, quelli che sono stati bocciati dalla Corte Costituzionale, che ha bocciato parte della legge Madia. Li abbiamo seguiti molto bene, e in realtà è un gran parlare, ma poi dal punto di vista pratico, dal punto di vista dell'applicazione, non si applica. E le porto un esempio, giusto per mettere questo sul piatto, e l'esempio tipico e semplice è quello della razionalizzazione delle società partecipate in Italia, soprattutto del rapporto che hanno le società partecipate con i servizi pubblici. Si è fatto un gran parlare di razionalizzazione, quello che sta succedendo oggi è che attraverso il decreto legislativo 75, se non ricordo male, 175, questo è un lapsus, del testo unico della riforma Madia, si va in contrasto con quelle che sono le tempistiche per la contrattazione e per il ricollocamento delle persone che lavorano all'interno della società partecipante. Una replica, mi permettete di aprire questa cosa che ha detto l'onorevole il nervo proprio. Il decreto dice entro il 30 settembre i comuni, regioni e province fanno i piani di razionalizzazione. Poi abbiamo dato 60 giorni in più proprio per rispondere a questa cosa qui, per dire guardate, diteci quante società non rientrano nei paletti che vi abbiamo detto, cioè dovete chiudere quelle che fatturano meno di 500.000 euro all'anno, che sono in perdita di 4-5 esercizi e che hanno più dirigenti, più amministratori che dirigenti. Quelli li chiudete. Fateci sapere quanti esuberi ci sono, vi do 60 giorni per ricollocarli al vostro interno.
poi fino al 31 marzo per ricollocarli nella regione, poi se li prende in carico l'ANPAL. Tutta sta roba qua è scritta ed è legge, ma come fa lei a non legge, sapere? È legge, ma non le tempistiche, come ha già dimostrato anche le sue parole, erano sbagliate. Ma sono state aumentate per venire incontro alla sua crisi. Sono state aumentate perché avete sbagliato la visione, avete sbagliato tutta la visione. Lei ha sbagliato tutto. Ma non sa niente. È stata bocciata la riforma Madia e viene a dire a noi che non sappiamo nulla. Domanda finale. Quelli che sanno hanno ridotto così il paese. Domanda finale, vi prego, un titolo, ma proprio un titolo deve essere per entrambi. Perché la nuova legge elettorale no? Perché? Beh, la nuova legge elettorale serve semplicemente per fare un grande accordone con Berlusconi per il Partito Democratico, perché ormai è noto a tutti che il Partito Democratico non ce la fa più con le sue forze e quindi serve a riverginizzare Berlusconi, riportarlo, farlo ricandidare candidato premier e soprattutto per togliere il Movimento 5 Stelle e cercare di contrastare non coi contenuti come non si sa fare, ma con una legge elettorale il Movimento 5 Stelle. Maratti, perché sì? Ammesso che ovviamente arrivi in porto, no? L'Italicum fu fatto con una forzatura unilaterale e non è andato bene. Io spero che questa volta si possa fare una legge elettorale, regole del gioco, condivise il più possibile. Abbiamo provato anche col sistema tedesco, dove c'era anche l'accordo del Movimento 5 Stelle, poi a un voto loro è stato fatto sotto. Dai franchi tiratori del Partito Democratico. Io non mi voglio esprimere io spero solo che gli italiani possano essere chiamati a votare con una legge elettorale che dia una maggioranza chiara. Possiamo dire però solo una cosa, sempre un ordine di scenario di quello che verrà. Lei può escludere un accordo tra il Partito Democratico e Forza Italia nel caso si verificassero delle condizioni di incompatibilità? Io voglio una legge elettorale in cui il cittadino voti Partito Democratico e il Partito Democratico abbia la maggioranza parlamentare per governare 5 anni senza poteri di ricatto e di veto. Però sono sovrane le forze politiche con un accordo che io spero il più largo possibile, spero che includa anche il Movimento 5 Stelle. Le regole si scrivono insieme. I ricatti e i veti finora al Partito Democratico sono arrivati dalle banche. Stop, mamma mia che fatica. Allora, è arrivato Paolo Sottocorona, sempre molto atteso, e molto atteso soprattutto per la puntata del sabato. Vediamo come sarà allora il tempo in questo weekend. Buongiorno Paolo. Sì, eccoci, buongiorno. La cartina è la solita classica carta inglese, ma oggi le guardiamo, con fini diversi. Situazione di oggi, l'Italia in questa zona sgombra da qualunque linea e sappiamo che questo significa che non ci possono essere situazioni particolari, poi le H dell'alta pressione ci rassicurano totalmente. Guardate sul vicino Atlantico, una zona di bassa pressione, ma non è niente di particolare, però guardate la carta prevista per domani, domenica. Ecco comparire Ophelia col suo giro di isobare strettissime, significa venti fortissimi, è ancora un uragano, si avvicina in qualche modo al Portogallo, che potrebbe risentirne un poco per situazioni di vento, ma la sua traiettoria è diversa. Guardate lunedì dove va a finire. Qui prende l'Irlanda e qui ci sarà una situazione di maltempo molto forte, con venti molto forti, ma non a livello di uragano. Infatti la scritta aggiunta è ex Ophelia, quindi non è più un uragano. Insomma, questo aspetta quelle zone nelle prossime 72 ore. Per quello che riguarda l'Italia, invece, in queste 72 ore passa solo qualche nuvola. Vediamo la situazione prevista per oggi. Il grigio che sfiora, vedete il Mar Ligure, in parte la Sardegna, in parte la Sicilia, se no è sereno, poco nuvoloso. Domani situazione del tutto analoga, addirittura con meno nuvole ancora, quindi giornate altro che ottobrate. E poi anche nella giornata di lunedì non cambia molto, se non che c'è qualche nuvola che passa fra centro e sud, ma soltanto un poco di grigio. E le due foto di oggi, velocemente, sono per la serie I riflettori. Questa ce la manda Iaures, siamo a Pomonte, sull'isola d'Elba. Vedete questo lago di luce del sole che passa e poi l'ombra provocata ovviamente da queste nuvole piuttosto consistenti, abbastanza simile, comunque appunto sul genere, la foto che ci manda Rita, da Torre dei Corsari, Arbus, siamo a sud Sardegna, anche qui il dischetto di luce molto ben dettagliato, fa sempre effetto, si vedono un po' i raggi, viene definito in maniera un pochino, come dire,
si chiama effetto Dio, insomma, adesso senza voler dare troppi, un pochino irriverente, ecco, mettiamo in questa maniera. E allora, intanto do il buongiorno a Marcello Veneziani, giornalista, saggista, filosofo, intellettuale di destra, ha pubblicato da poco per Marsilio Alla luce del mito, e poi ci dirà nel dettaglio che cosa rappresenta oggi il mito. Allora, un altro osservatore attento dei fatti della politica italiana, ma non solo, è Giovanni Orsina. Il professor Orsina ha scritto: con l'arrivo di Macron all'Eliseo, quest'anno pareva destinato ad essere l'anno della riscossa dell'establishment, no? Contro la cosiddetta deriva populista. Però gli eventi delle scorse settimane, cioè le elezioni in Germania e il referendum in Catalogna, gettano qualche ombra su questa interpretazione ottimistica, e conclude rafforzando l'impressione che la crisi attuale della democrazia abbia radici più profonde. È d'accordo? E secondo lei quali sono queste radici più profonde della crisi della democrazia? Ma concordo, e non solo, ma mi pare che la situazione non sia assolutamente migliorata nel tempo, nel senso che metà dell'elettorato europeo non va a votare, grosso modo, e chi va a votare per metà quasi vota, magari disperdendosi, per movimenti che sono comunque antisistema, anti-establishment, quindi diciamo vota per movimenti populistici. Questo credo che sia un dato di fatto. Macron ha vinto, e al di là della gran cassa mediatica che lo ha sorretto, ha vinto su una minoranza, diciamo così, di francesi, nel nome di una minoranza di francesi, avendo dalla sua parte l'intero establishment, e quindi credo che questo sia il segno di una fragilità che è stata poi diciamo in qualche modo dissimulata. Ma abbiamo visto che Macron, dopo l'euforia dell'inizio, è precipitato nei consensi, perché l'onda antipolitica e antipotere, antisistema è fortissima, e il problema è che viviamo in una democrazia debole nei suoi fondamenti, che non riesce a coinvolgere il popolo, gli elettori, non riesce a dare motivazioni di unità, e da cui nascono anche le spinte alla secessione, e soprattutto non riesce più a rappresentare la grande dignità della politica. Noi ci sentiamo governati da poteri economici o tecnocratici che non hanno nessuna legittimazione popolare, che governano sulla base di parametri in cui il popolo, i cittadini contano meno rispetto agli effetti e agli assetti contabili degli stati, e quindi il risultato è quello che vediamo, una divaricazione netta tra il potere da una parte e il consenso dissenso dall'altra parte. Senta, qual è l'elemento che ha più indebolito la democrazia dal suo punto di vista? Ma è forse questa spinta individualistica, cioè la convinzione che tutti i nostri problemi si debbano risolvere nella sfera privata, e quindi la politica è una inutile mediazione, è una pletorica sovrapposizione rispetto alla realtà complessa che noi viviamo. Tutto si risolve a livello individuale, tutto si risolve a livello economico, di conseguenza non ha senso nemmeno il legame sociale, il legame comunitario, ha poco senso lo Stato, che è visto soltanto come il sopraffattore, colui che vuole in qualche modo prevaricare sui nostri diritti, e quindi credo che questo sia il primo elemento. Poi tutti gli altri, la perdita di memoria storica, l'assenza di futuro, la mancanza di passione ideale e passione civile, ma è una costellazione, diciamo così, di principi e di malesseri che ci ritroviamo ormai da diversi anni. Senta, per venire a degli argomenti un po' più pleonastici, parliamo del centrodestra in Italia. Le faccio sentire una panoramica di dichiarazioni dei protagonisti di quello che è e potrebbe essere il centrodestra in Italia. Il quadrifoglio veramente l'ho colto io un paio di anni fa, ragionando sull'unità del centrodestra. Siamo autonomi, orgogliosamente autonomi, diversi e differenti dal Partito Democratico. Noi vogliamo dire prima gli italiani, prima l'Italia, a 360 gradi. Gli interlocutori principali sono quelli che sono all'interno del Partito Popolare Europeo e ovviamente
come abbiamo discusso in direzione nazionale, certamente Forza Italia. Con un centrodestra unito si vince con qualsiasi legge elettorale. Dico anche al mio amico Salvini, che ha qualche problema sul listone, con la Lega abbiamo sempre vinto separati. L'ambizione che il centrodestra raggiunga la maggioranza nel Paese e in Parlamento e che la Lega sia una forza fondamentale in questo centrodestra. Non è così che si ricostruisce il centrodestra, non è così che si riprende la fiducia degli italiani. Con Salvini, per molti aspetti, per dirla oggettivamente, lo schifo è reciproco. Quello suo nei confronti nostri e quello nostro nei confronti suoi. E quindi non vedo, qualora ci sia una ricomposizione del centrodestra da Berlusconi e Salvini, come noi possiamo infilarci in mezzo. Nessuna fusione al momento, eventualmente dopo la vittoria si tratterà di discutere su come costruire un soggetto unitario con regole comuni, programmi comuni e esperienze di governo comuni. Allora veneziani, in Sicilia il centrodestra, diciamola così, si è ricomposto con la candidatura su Musumeci a governatore della regione nelle elezioni che verranno. Invece in maniera più generale ci sono ancora profonde divergenze, diciamo, da una parte tra, per facilità, definiamoli così, sovranisti, Salvini, Meloni, dall'altra parte Silvio Berlusconi, no? Che continua a chiamare a raccolta i moderati e vuole restare saldamente nel Partito Popolare Europeo. Sono sanabili queste divergenze, è sanabile questa frattura? Guardi, paradossalmente ora i punti di forza del centrodestra sono tutti esterni al centrodestra, cioè nel senso che se c'è una ragione per cui oggi il centrodestra viene dato come potenziale vincitore, seppur nei limiti della legge elettorale che abbiamo, sono proprio determinati dal fallimento e lo spappolamento della sinistra di governo, dalla inadeguatezza dei grillini a governare e da quella legge inesorabile che ormai condiziona la nostra Repubblica, per cui chi governa quando va alle urne viene bocciato rispetto a chi è all'opposizione. Tolti questi motivi esterni di forza, i motivi interni sono tutti motivi di debolezza. Lei ha fatto riferimento giustamente al primo di questi motivi di debolezza, che io traduco in questi termini: l'ambiguità di Berlusconi. Berlusconi da una parte vuole incassare l'alleanza, il consenso e diciamo pure la subordinazione di Salvini e Meloni, ma dall'altra parte poi vuole spendere questi voti che reputa populisti, sovranisti, in funzione di un'alleanza più larga nel nome del Partito Popolare Europeo, nel nome della Merkel, nel nome dei moderati, questa entità sempre ineffabile che aleggia sempre nella politica italiana e che di solito viene agitata da estremisti egocentrici ed esagitati. Ecco, io credo che questo sia un po' il limite principale del centrodestra, a cui si aggiungono tanti altri. Diciamo che il centrodestra che è andato al governo ha avuto in passato condizioni di tempo e di numero per poter produrre grandissimi risultati e non lo ha fatto. Oggi che è molto più fragile, il cui leader non è più vivo e vitale come tanti anni fa, il leader del passato, vale a dire Berlusconi, in cui ci sono proprio crisi di legittimazione per quanto riguarda le leadership, me la vedo davvero difficile. Quindi il problema che si pone è che il centrodestra è favorito, ma per fare cosa? Dovendo andare un domani al governo, cosa farà, cosa potrà fare se nemmeno gli elementi originari da cui partire sono in comune? È una bella domanda, lo scopriremo vivendo. Proprio con una battuta mi risponde sinteticamente: lo vorrebbe, le piacerebbe il ministro Minniti nel centrodestra? Beh, io credo che ognuno abbia una sua storia che vada rispettata. Minniti è un bel personaggio e sta, diciamo, agendo da ministro dell'interno con grande accortezza, agendo in un sistema e in un quadro abbastanza ostile, quindi onore a lui, ma da qui a considerarlo un potenziale leader del centrodestra un po' ce ne corre. Insomma, rispettiamo la sua e la loro identità, che sono molto diverse.
Senta, perché ha scritto un libro quest'ultimo sul mito, no? A un certo punto lei dice all'uomo di oggi il mito non offre profitti ma fondamenti, non assicura vantaggi ma significati, dona bellezza, irraggia gli eventi e illumina i volti. Sì, perché viviamo in un'epoca che ci offre molti mezzi per vivere e ci pone domande solo in termini di utilità, di economia, di finanza, di tecnica, e invece noi abbiamo bisogno anche di motivi per vivere, di significati alti, e quindi ricercare i miti significa ricercare questi fondamenti, ricercare queste spinte, queste proiezioni in alto, e proprio partendo dalla miseria della politica a cui prima facevamo riferimento, credo che sia una ragione in più per capire questo bisogno, questa fame di miti che c'è nella nostra società e che spesso si trasforma in surrogati, in appoggi a mitologie di passaggio, a divi, icone, fetici, totem, e questo vuol dire che veramente noi abbiamo bisogno di motivi alti, di motivazioni forti, cioè di miti. Cioè lei dice ristabiliamo un po' d'ordine e spieghiamo che cosa sono i miti, qual è il vero mito, no? E non i miti prêt-à-porter, questo ci sta dicendo. Sì, perché i miti sono importanti sia per la comunità che per la vita delle persone, perché ci fanno capire che c'è un piano più alto rispetto a quello nostro quotidiano, che c'è un grande passato, c'è un futuro con cui confrontarci, c'è un piano trascendente, c'è un cielo, un tempo c'erano anche gli dèi, ma c'è comunque qualcosa di superiore che dà significato alla nostra esistenza. Senza questi elementi la nostra vita scorre grigia e funzionale, diventiamo automi, perdiamo la nostra dignità di uomini. Senta, mi indica un suo mito? No, dovrei indicarle dei miti puerili, per esempio i miti di quando ero bambino e tifavo per la Fiorentina. Il mio mito era un calciatore che nessuno probabilmente ricorderà più, che è Kurt Hammerin, ma sono miti di passaggio. I miti grandi sono altri, per esempio il mito dell'Italia, per esempio il mito della bellezza e tanti altri miti che rappresentano in qualche modo il versante nobile della nostra vita, che noi dobbiamo considerare come una proiezione in cielo di ciò che vogliamo in terra, e di conseguenza credo che siano proprio i grandi ideali che danno una spinta e una passione e che rendono la vita degna di essere vissuta. Questo in è politica, poi l'elemento fondamentale. In politica sono miti... poi anche dei racconti fantastici. No, dico in politica Marcello Veneziani ha qualche mito? In politica mito? No, credo che oggi... la politica ha avuto miti, anche pericolosi in passato, ma ha avuto dei miti... Allora, su e giù per l'Italia con il funambolo degli appuntamenti del weekend, saluto Ivo May che ci dà il calendario di cosa fare in questo sabato e anche domani domenica. Grazie Andrea, buongiorno a tutti ed eccoci ai nostri suggerimenti per cosa fare nel fine settimana. Le feste della castagna imperversano in questo periodo un po' in tutta Italia, ma c'è una cosa che piace in genere anche più delle caldarroste ed è la cioccolata. E chi dice cioccolata dice Perugia, ed è qui che da oggi trovate la 24esima edizione di Euro Chocolate, manifestazione, eventi e incontri legati al cioccolato in tutte le sue forme, oltre a numerosissimi stand pronti a deliziarci con il cibo degli dèi. Lo slogan di quest'anno è tutta un'altra musica, a sottolineare lo particolare legame che c'è tra cioccolata e musica. Non ci avevate pensato? E allora le palle di Mozart? Euro Chocolate dura fino al prossimo weekend, per cui avrete tutto il tempo che volete per farvi una bella scorpacciata. E adesso eleviamoci culturalmente, ma soprattutto geograficamente, arrivando in Trentino, per la precisione a Rovereto, dove al Mart oggi si celebra la giornata del contemporaneo, la grande festa annuale dedicata all'arte contemporanea, che si tiene peraltro in tutta Italia con ingresso gratuito. L'appuntamento al Mart è dalle 10 alle 18. Spostiamoci dall'altro lato dell'Italia, dove c'è Venaria Reale in provincia di Torino, e questa sera lì si terrà nella grande Reggia Sabauda si terrà la Nuit Royale, questo nome così evocativo, per una grande festa del Settecento con rigoroso dress code d'epoca e rievocare i tempi di Giacomo Casanova. Attese migliaia di persone appunto in abito d'epoca per questa quinta edizione dedicata al tema Il Sogno. Appuntamento alle 22.30, costo 40 euro, ma se volete anche la cena si sale a 110 euro. Fatevi i vostri conti. Giù a Lecce adesso, dove per contrasto, domenica a partire dalle 19 si svolge Artisti Barboni per un giorno. Attori, danzatori, musicisti, pittori, scrittori, scultori, performer vari si esibiranno nel centro storico di Lecce con la modalità del barbonaggio teatrale.
Tutti gli spettacoli saranno gratuiti, ma ovviamente gli artisti chiederanno qualcosa, un obolo, agli spettatori per esibirsi. Naturalmente gli oboli sono assolutamente volontari. Dicevamo all'inizio che è tempo di castagne e chiudiamo allora con il Palazzo Brancaccio a Roma, dove domani, domenica, si tiene il Festival della Castagna, ma sarà anche l'occasione per assistere allo show. E l'ho detto in questa maniera particolare per un motivo: chi conosce la pagina Facebook Le Frasi di Osho sa che ci sarà da divertirsi. Il creatore delle frasi con le foto del famoso santone, Federico Palmaroli, darà vita ai dialoghi surreali e ai pensieri inconfessabili delle sue vignette, che hanno appunto Osho come protagonista. In più, con i 15 euro dell'ingresso, c'è sempre il Festival della Castagna, che prevede un menù tutto a base di castagne. Gli appuntamenti per lo show sono alle 18 e alle 22. Il ricordo, per finire, come al solito, il 14 ottobre del 1980 si svolge a Torino la Marcia dei 40.000. Migliaia di impiegati e di quadri della Fiat sfilano per le strade in segno di protesta contro la serrata che dura da 35 giorni e impediva da 35 giorni di entrare nella fabbrica. In quel caso la marcia spinse il segretario generale della CGIL di allora, Luciano Lama, a chiudere in tutta fretta una vertenza con la Fiat che durava appunto da tanto tempo in favore della Fiat. E con questo vi auguro buon weekend.